Deceduta in sala parto. La procura ha sequestrato la cartella clinica di Ana Bambarakak, la 23enne rumena deceduta sabato notte dopo aver dato alla luce il piccolo Gabriel. Udinese Calcio. Proficua collaborazione tra la società di Serie A e il Ragusa Boys. Ha fatto scalpore ieri la notizia rilevata da Telenova e ripresa poi da tutta la stampa provinciale della tragica morte di Ana Bambarakak, la 23enne rumena deceduta sabato notte in sala parto all'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa Ibla dopo aver dato alla luce il secondogenito Gabriel. Ana lavorava al bar Mocambo in piazza Vittorio Emanuele a Santa Croce, Camerina. Una tragedia assurda, per certi versi incomprensibile. Un giorno di festa per la nascita del piccolo Gabriel che si è trasformata in una grande tragedia. Ana Bambarakak, 23enne, di origine rumena, da anni viveva a Marina di Ragusa e lavorava a Santa Croce. I colleghi di lavoro hanno voluto lanciare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il padre e la madre che vivono in Romania a raggiungere l'Italia. La parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle ha preannunciato un'interrogazione al Ministro della Salute. Non posso non esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza, afferma Maria Lucia Lorefice, alla famiglia di Ana Bambarakak, al marito, di fronte a una giovane vita che si spegne per darne alla luce un'altra. La morte della giovane di soli 23 anni, deceduta all'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa, dopo aver dato alla luce il secondo figlio, ha lasciato sgomenta l'intera comunità nella quale Ana viveva con la famiglia, ben voluta da tutti, tanto da determinare la gara di solidarietà per permettere ai suoi genitori di darle l'ultimo e il più doloroso saluto. La morte per parto, ancorché possibile tra le complicanze, è sempre di difficile accettazione. A seguito della naturale apertura delle indagini da parte sia della Procura di Ragusa che dell'ASPI 7 per conoscere le ragioni del decesso, rende noto la Lorefice, il Movimento 5 Stelle ha inteso proporre un'interrogazione al Ministro della Salute. Per sapere, si legge l'interrogazione, si ha conoscenza dei fatti, quali iniziative nell'ambito di propria competenza intende intraprendere, se non ritenga necessario e opportuno avviare apposita ispezione ministeriale e quali iniziative il Ministero ha avviato e intende avviare al fine di evitare che fatti come quelli accaduti all'ospedale di Ragusa non abbiano più a ripetersi e se è in grado di fornire i dati nazionali suddivisi per regione delle donne e neonati morti a seguito nel corso di parto. Cosa pretendiamo dalla politica? Una società decente nonostante il futuro così inquietante. Nutriamo una crescente diffidenza nei confronti del potere e di ogni sua rappresentazione e non ci fidiamo di alcun canale tradizionale e ufficiale. Desideriamo sentire e guardare il modo in cui siamo gestiti, ma non vogliamo farci ipnotizzare da esso. Il valore dell'antipolitica, non a caso nata via web, mezzo veloce e poco profondo, è proprio quello di evitare contatti con la destrezza dell'oratoria, la manipolazione, l'affetto e le relazioni. L'esperienza di Ragusa, prima città meridionale del paese che ha scelto in massa di provare il cambiamento affidandosi ai 5 Stelle, dimostra il rifiuto al potere mafiosizzato e canaglia e anche l'infinito caos di frustrazione, rabbia e intelligenza sprigionate dalla comunità. Ed ora, a 2 anni da quel gran botto, come ci sentiamo governati? La nostra indignazione è migrata nella stanchezza, nell'impotenza, non percependo le palpitanti emozioni della rivoluzione? La normalità in cui giace la nostra città ci irrita, ci tranquillizza? L'impresa 5 Stelle, tutta dedizione ai fatti e ossessione dell'efficienza, sono reale dinamismo? Le soluzioni semplici spengono la passione civica? Esiste una cultura politica progressista al di fuori della distinzione destra e sinistra? E questa nuova coscienza basata sull'oltre è solo un inganno dei tempi? In un paese collassato e spaventato, questa altra politica dall'approccio medicamentoso curare l'esistente è una risposta valida? L'amministrazione 5 Stelle di Ragusa sta puntando moltissimo sulle scuole, riparandole, modificandole, migliorandole, con una tenacia trasformatrice sul contenitore che accoglie i bambini.
La scuola cadente, pericolosa, devastata da riforme insulse che non può più coltivare eguaglianza e far esplodere talenti e creare spiriti autonomi e persone libere, è diventata la prima urgenza pubblica, il primo dei lavori che ridà il senso della democrazia. Oltre 6 milioni e mezzo di euro. Questo fiotto di denaro a favore di chi non vota ci deve fare riflettere sulle forme del potere 5 Stelle. La volontaria rudezza comunicativa, il disprezzo per la contaminazione con le conosciute lobby portatrici di effervescenza economica, come si diceva un tempo, insomma, la carenza di morbidezza nelle relazioni sono mezzi di smascheramento graduale e inesorabile delle abitudini del passato. Denaro alla scuola che non è buona, che non è bella, ma è solo segno di civiltà e serve a sviluppare la capacità di tutti a pensare con la propria testa. L'acqua da bere potrà essere prelevata direttamente alla spina. Altre 3 casette dell'acqua saranno installate nel territorio di Ragusa, a Largo San Paolo, in via Mongibella e in via Zama. Il comune di Ragusa ha individuato previo bando la ditta incaricata. Si tratta dell'impresa Fonte Nuova di Gravina di Catania. L'obiettivo è ridurre il numero degli imballaggi, spiega l'assessore all'ecologia Antonio Zanotto, ed educare i cittadini al consumo dell'acqua dell'acquedotto comunale. Si tratta di un progetto importante che mira alla salvaguardia dell'ambiente, al consumo critico e alla riduzione della plastica e dei trasporti. Acqua da bere a chilometri zero. Il senso dell'iniziativa rientra nel concetto del consumo critico, aggiunge Zanotto. Basti pensare che buona parte delle acque minerali in bottiglia percorrono migliaia di chilometri prima di giungere nel punto vendita sotto casa. L'acqua dell'acquedotto con le nuove casette dell'acqua viene filtrata e depurata. Acqua liscia e gassata, ben refrigerata. Il costo è decisamente contenuto, precisa l'assessore Zanotto, molto meno di una comune bottiglia in plastica oppure in vetro. Vi posso assicurare che l'acqua del nostro acquedotto è ottima, i controlli con la relativa campionatura ed esami batteriologici sono serrati. Qualche problema, semmai, dal prelevo dell'ultimo pezzetto alle tubature di casa nostra, troppo spesso obsolete oppure in pessime condizioni. Tanti benefici ambientali legati all'utilizzo delle case dell'acqua, tra cui il risparmio della plastica e la riduzione dei trasporti su ruota per la distribuzione delle bottiglie. Il parcheggio multipiano dovrà essere realizzato nell'area esterna ai giardini Blei. 300 posti auto su più livelli che dovranno risolvere in parte l'emergenza posti auto nel quartiere barocco. L'amministrazione comunale tra breve metterà a punto il bando per la ricerca di un partner privato per la realizzazione dell'opera pubblica in progetto di finanza. È l'unica strada percorribile, spiega l'assessore ai centri storici Massimo Iannucci, con un mega parcheggio individuato nella cartografia del piano particolareggiato dei centri storici da costruire a ridosso della scalinata che conduce all'area archeologica dei giardini. Uno spazio facilmente raggiungibile anche dai turisti e vacanzieri che percorrono il perimetro esterno dell'antica città. Una corsa contro il tempo per predisporre in tempo utile entro la fine dell'anno tutta la documentazione necessaria. Non sarà semplice trovare un partner privato che possa investire ingenti capitali per realizzare l'area di sosta, aggiunge l'assessore Iannucci. Il bando per la manifestazione di interesse dovrà essere realizzato nel più breve tempo possibile. Una grande area pedonale chiusa al transito delle auto con i parcheggi dunque lungo il perimetro esterno. L'obiettivo è di realizzare una grande area pedonale, spiega Iannucci, ma dobbiamo lavorare da subito per migliorare l'assetto della viabilità nel suo insieme. Abbiamo avuto una proficua collaborazione con i commercianti e il comitato di Ragusa Ibla per recuperare altri posti auto in aree decentrate. Un'area di interscambio utilizzando i parcheggi multipiano realizzati in parte non pienamente fruibili a Ragusa Centro. La vera scommessa è di chiudere al transito la città, così come avviene in quasi tutte le realtà turistiche e città d'arte, con un servizio di bus navetta. Io non rischio. Si intitola così la campagna di comunicazione su rischi naturali che interessano il Paese, promossa per il 5° anno consecutivo dal volontariato di protezione civile, istituzione, il mondo della ricerca, ieri e oggi in 430 piazze italiane con più di 4.000 volontari di protezione civile hanno allestito i punti informativi per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico.
A Santa Croce Camerina, i volontari dell'AVS, Associazione Volontari del Soccorso, hanno voluto organizzare in piazza un momento informativo. Sì, oggi siamo in piazza insieme ad altri 400 piazze italiane per la campagna Io non rischio buone pratiche di protezione civile. Quest'anno, oltre al rischio terremoto, abbiamo presentato anche il rischio maremoto. L'obiettivo di questa campagna è proprio quello di andare a sensibilizzare i cittadini sul rischio del terremoto e maremoto, quindi come attuare tipo piccoli accorgimenti all'interno della propria casa. Infatti andiamo a distribuire del materiale informativo dove vengono indicati i vari comportamenti da avere sia prima, durante e dopo il terremoto e il maremoto. La campagna viene sviluppata proprio in piazza perché diciamo che è il cuore pulsante di ogni singola città e quindi noi volontari abbiamo proprio il compito di andare ad informare i cittadini sulla prevenzione di questi rischi. Sì. E sì, anche quest'anno l'AVS di nuovo come tutti gli anni, già da 4 anni a questa parte, siamo nuovamente in piazza per sensibilizzare, come diceva la collega, tutti i cittadini di Santa Croce alla fine di tutto ciò che si deve fare durante il terremoto e dopo il terremoto. Quest'anno abbiamo anche introdotto la campagna Maremoto Io Non Rischio, il quale si prevede anche cosa fare in caso di maremoto. Ci stiamo anche muovendo con altri progetti anche per un aiuto concreto per le persone diversamente abili, comunque sia come coordinamento che anche come associazione. Anche il MOICA, il Movimento per le Casalinghe, avrà un proprio spazio all'interno del Teatrino dell'Abbadia. Una proficua collaborazione con il gruppo di Ragusa e con il direttore artistico Maurizio Nicastro. Maurizio Nicastro, nella sua grandezza, nella sua grande bontà, mi ha dato l'investitura come organizzatrice, diciamo così, di eventi per il Palco 1, per il Teatro Palco 1 e il Teatro dell'Abbadia, che lui magistralmente dirige e porta avanti già da un anno, riscuotendo successi di tutto il pubblico ragusano. Io sono presidente, come sapete, sono presidente regionale del Movimento Italiano Casalinghe e per la mia associazione da 13 anni ho organizzato un po' anche eventi per le mie socie. Gli ho detto sì perché lo voglio collaborare, però sono un po', non so, ecco, se sono all'altezza del compito perché ho organizzato troppo, sono un po' stanca, però cercherò di fare del tutto per ravvivare un pochino la vita di questa associazione, di questo teatro che sta portando avanti veramente magistralmente. Intanto il calendario degli eventi inizierà a breve. Inizierà a breve, me l'ha detto stasera, devo un pochino meditare perché siccome lui è un vulcano di idee e sa che anche io sono un vulcano di idee, speriamo che uscirà qualche cosa di buono col tempo. Spazio al settore giovanile, un florido vivaio che rappresenta l'ossatura della prima squadra, obiettivi ambiziosi quelli dell'Audax Clan Ragusa che punta alla valorizzazione dei tanti talenti locali. I derby juniores sono sempre i più belli, i derby dei grandi sì d'accordo, però i ragazzini hanno tutto un altro fascino. Oggi in campo le under 16 e sono... È un piacere vederli giocare, sono tutti amici, giocano in campo e poi si stringono in un abbraccio come è giusto che sia nel rugby. Quest'anno abbiamo incominciato già alla grande, ieri abbiamo portato 2 under 14 a Catania, un incontro con il CUS, con i briganti di Librino, con la Logaritmo, che è un'altra squadra under 14 ben messa, con un progetto di sviluppo importante, e abbiamo vinto, incidentalmente lo diciamo. E poi oggi con la 16 siamo in campo con il Padova e alle 2:30 l'incontro della Seniores con il Clan Messina, anche questa è una bella partita. Il nostro progetto è per l'80% è dedicato allo sviluppo del rugby giovanile. I risultati sono questi, riuscire a vedere in campo e sugli spalti di tanti ragazzi che giocano a rugby è un
è una soddisfazione per noi che crediamo in questo progetto. Ciò che abbiamo allenato durante la settimana, durante le settimane, man mano si sta vedendo in campo, anche se c'è parecchio ancora da correggere, parecchio ancora da migliorare. Ottima squadra quella del Camp Messina, d'altronde la conoscevamo già dall'anno scorso, molto speculare alla nostra, quindi per questo ci sono stati i primi 20 minuti di parità, diciamo. Non siamo riusciti ad andare avanti noi neanche loro, se non con calci piazzati. E complimenti al Camp Messina, bravi ancora di più i miei ragazzi che hanno vinto con orgoglio. Com'è andata? Ha vinto la squadra sicuramente che ha avuto più voglia di giocare, più voglia di avanzare, che ha avuto un approccio sicuramente migliore della mia squadra, quindi il risultato mi è sembrato giusto. Abbiamo lasciato l'iniziativa e la voglia per 60 minuti all'aula, che ha portato fino in fondo la partita vincendola in modo giusto. L'Udinese Calcio ha una società affiliata anche a Ragusa. Gli istruttori della scuola calcio hanno voluto organizzare un momento informativo con i giovanissimi atleti della società Ragusa Boys. È una bella occasione per questi ragazzi. Qua a Ragusa siamo per il secondo anno, abbiamo iniziato un percorso che ritengo molto, molto interessante con la società Ragusa Boys e troviamo sempre un ambiente molto positivo per quello che è il nostro lavoro. Tengo a precisare che noi siamo dei formatori e degli istruttori, non veniamo qua ad illudere nessuno o a creare delle aspettative che magari non potranno essere rispettate. Veniamo qua perché il nostro compito è quello di dare un metodo a queste società e ripeto, qua abbiamo trovato il terreno fertile per poter fare bene il nostro lavoro. 150 le realtà presenti sul territorio, ovviamente Ragusa è una piazza importante. Sì, ripeto, Ragusa posso anche definirla come un fiore all'occhiello per quello che è il movimento dell'Udinese Academy qua in Sicilia, perché tutto va secondo quelli che sono i nostri parametri e questo non ci può che riempire insomma d'orgoglio. Ci sarà qualche piccolo campioncino che vestirà la maglia dell'Udinese? Ma l'augurio è quello, ci proviamo, però ripeto, non illudiamo nessuno, vogliamo soltanto far crescere questi ragazzi in un ambiente sano. Poi se ci sarà il talento cercheremo in tutti i modi di dargli gli strumenti giusti per poter venire fuori. Iniziamo una nuova crescita, come ho detto io. Abbiamo avuto oggi il primo incontro con gli istruttori dell'Udinese Calcio, abbiamo lavorato nel campo, metodo Udinese Calcio. È un momento di crescita per noi, dopodiché come tu stai vedendo e sono fiero, stiamo per inaugurare la nostra sede. Penso che in 3 anni abbiamo fatto tantissime cose, il progetto Udinese nasce per la passione che hai per i bambini al centro del progetto, da qui appunto nascono tante cose, questo ti dà la forza per andare avanti, per programmare sempre un futuro più ricco e soprattutto dare tante soddisfazioni ai ragazzi. Un'altra sede e un altro sicuramente momento importante di crescita. Certamente, quando una società inaugura una sede significa che ci sono le basi solide per poter continuare un'attività. Questa di questa sera è una particolare attenzione perché si tratta di una città giovane, una città che è sorta l'anno scorso ha fatto i primi passi e ora si è radicata nel territorio, tant'è che ha avuto bisogno di avere una sede sua personale. E nello stesso tempo a capo di questa organizzazione c'è un uomo di sport, un uomo che io conosco da quando ho iniziato io anche a fare attività, un ragazzo che è un educatore che tutta la sua vita ha trascorso in mezzo ai campi di calcio. Io parlo di Emanuele Massari. Chi non conosce Emanuele nell'ambito provinciale e anche nell'ambito regionale, quindi sono convinto che Emanuele porterà avanti questa società e avrà i suoi frutti che merita.